perlomeno se non è il caso delle persone qui stasera, ma nel caso ci fosse qualcuno che dice: ah, quello che ha fatto X Factor lo vado a sentire, poi va via. L'attenzione giustamente è anche sui musicisti, quindi si rende conto. Io volevo ringraziare allora per questa serata il dottor Franco Fussi, perché io anche stamattina non parlavo e ho ordinato le schiacciatine per il pranzo così pronto, così, e la donnina che mi fa le schiacciatine, che è una donnina bellina d'Antignano, mi ha detto: ma chi è? E gli ho detto il nome ma non capiva. E devo ringraziare il Reactine, il Froben, l'M5 che me l'hanno ordinato da Roma. Vabbè, si fa pubblicità a tutti, non si nomma a nessuno. Il Deflan, che penso sia Cortisone. E poi, vabbè, l'Aulin, Loki. No, la cocaina non lo fa. E un'altra cosa. E ora non mi ricordo, no, la tachipirina, sì, paracetamolo sì, l'ho fatto, perché ho preso una freddata a Parigi e la pago, però non volevo appunto che questa cosa saltasse, anche perché i fratelli Nicolai ci hanno investito, insomma, tanto impegno, e io li ringrazio per questo, anche perché l'altro anno, e non è cosa da tutti, l'altro anno mi hanno dato il locale per fare le prove gratis, quindi cioè non sono solo persone che vendono strumenti musicali, ma che sanno anche un attimo investire e farsi ben volere da chi fa musica, cerca di farlo. Quindi, detto questo, mi sono scordato un'altra cosa che volevo dire, ma non importa. Sveglio come un pazzo, guardo il letto sfatto, quanto è caro il prezzo di un amore instabile. Mi ha lasciato nudo, lucido e confuso, così. E se ti chiamo adesso, ma forse troppo presto, non so che cosa fare, non riesco ad aspettare. So che starei meglio a dirti che ti voglio, al diavolo l'orgoglio. Per te, te che sei lontana già chilometri da me, sei sangue e sei pietra, costante di pietà, sei l'acqua che scorre, un fiume di seta, puoi assalire. Sei sangue, sei pietra.